Giusto, diamo il tempo. Ettore Fogliero per il SIGET Festival. Io mi occupo con la mia società che si chiama Alternativa del SIGET in Italia, ma comunque di tutta la famiglia SIGET che comprende altri festival come il Balaton Sound Festival, il Volt Festival e altre piccole cose, insomma, che stiamo per lanciare o abbiamo lanciato ma sono ancora un po' sotto traccia in Italia. E lavoriamo con il SIGET di Budapest in Ungheria dal 2004 in maniera ufficiale con la società, però in verità io dal 99 e altri miei soci, l'altro socio dalla prima edizione, come nasce un festival, insomma lui è la memoria storica del SIGET Festival. E niente, noi ci occupiamo in pratica della comunicazione e dei servizi per raggiungere il festival, per la vendita dei ticket nel territorio italiano, e da qualche anno ci occupiamo anche della direzione artistica di un nuovo palco all'interno del festival, un palco tra i tanti del festival, che si chiama Mambo Stage, che già dalla prima edizione è diventato subito Puglia Sounds Mambo Stage, grazie al contributo del progetto della Regione Puglia, appunto Puglia Sounds. Proprio per lo sviluppo della filiera musicale nel territorio pugliese, per l'esportazione della musica pugliese all'estero. E quindi, insomma, abbiamo inglobato questo stage all'interno di un'area che si chiama Alternative Area, che comprende appunto un ristorante italiano che gestiamo sempre noi. Da quest'anno ci sarà un Puglia Village che, insomma, mostrerà al mondo quali sono le nostre particolarità, dall'artigianato alle sonorità e alle maestranze. E niente, quindi avremo di nuovo il Puglia Sounds Mambo Stage, dove si esibiranno artisti sia italiani che pugliesi, ma anche internazionali. Max. Max Casacci, tra le altre cose, in questo contesto direttore del Torino Traffic Free Festival. Il Traffic è un festival che nasce nel 2003 su una precisa richiesta da parte dell'assessorato alla cultura della città di Torino. In pratica la città di Torino spendeva all'epoca l'equivalente di 500-600 mila euro per il festival musicale giovanile dell'estate torinese, e dopo diversi anni, insomma, di successi alterni, ha incominciato a considerare il fatto che questi soldi non producessero nessun tipo di ricaduta di immagine per la città, pur una città molto viva di musica, pur una delle capitali della musica, nei confronti del mondo esterno, cioè il mondo extratorinese. Questi soldi venivano investiti più che altro per coprire i mesi estivi di eventi un po' sparpagliati, quindi in realtà non si trattava di un vero e proprio festival, ma di una rassegna dove i gruppi musicali non erano uniti da linee tematiche, neanche erano, diciamo così, concerti molto diversificati che tentavano di soddisfare un pubblico eterogeneo. Di fatto quel tipo di formula veniva giudicata insoddisfacente. Insomma, un giorno mi è squillato il cellulare, fondamentalmente, e mi è stato chiesto di immaginare me in quanto, diciamo così, persona ritenuta particolarmente ferrata nel campo della musica. Insomma, allora serviva comunque un rilancio per destinare quelle risorse, mettendolo in mano a una persona di certificata competenza, fondamentalmente. E se vogliamo, anche in questo caso le amministrazioni scelgono un personaggio chiave che diventa anche un po' un parafulmine eventualmente per degli insuccessi, come è giusto che sia. In realtà io, come prima cosa, quando ricevo questa telefonata, questo è un mandato piuttosto importante, nel senso che nei concerti estivi torinesi ci sono nato, ci sono cresciuto fin da quando ero bambino, quindi l'idea che la tua città possa tributarti un così alto onore era una cosa sicuramente che ritenevo stimolante. La prima cosa che ho deciso di fare è stata quella di telefonare alla persona che, a partire dai primi anni 80, ha avuto un ruolo importante nel cambiamento culturale delle sottoculture musicali in città, ovvero il giornalista e caporedattore di Rumore Alberto Campo. So che in Italia si tende sempre poco a lavorare di condivisione, cioè generalmente quando uno la palla se la tiene, se la nasconde,
Io sono abituato, anche per come agisco nel mondo della musica, invece a far girare la palla, cercare di creare delle squadre, cercare di lavorare con le persone più meritevoli e competenti. Alberto Campo in città ha avuto un ruolo fondamentale, a partire anche solo dai gusti musicali di quando io ero diciottenne, per esempio. È quello che ha sdoganato il post-punk, quello che ha per primo in Italia cominciato a dire che il rap, ancora negli anni '80, sarebbe stata la nuova rivoluzione, il nuovo linguaggio, che la rivoluzione del rap era paragonabile a quella del punk. Inizialmente inascoltato e sbeffeggiato, comunque ha avuto più volte occasione di avere ragione su alcune intuizioni illuminanti. E quindi con Alberto Campo e con altri soggetti già coinvolti precedentemente in organizzazioni musicali in città, abbiamo creato il primo nucleo di Traffic. Allora, il mandato era chiaro: noi abbiamo, la città investe un budget, vogliamo che di questo festival si parli in Italia, vogliamo creare un incoming da fuori Torino, possibilmente anche dalla regione che all'epoca era coinvolta, possibilmente anche dal resto dell'Italia. Noi abbiamo praticamente utilizzato quel budget per cercare di riprodurre un clima da festival. Allora, i festival, per come li conosciamo e per come ancora adesso riverberano in qualche modo una loro risonanza ideale, sono i festival degli anni 60. Il contesto culturale era completamente diverso, stava nascendo il rock, succedeva tutto quello che è inutile stare a sottolineare. In pieni anni zero era difficile cercare di riprodurre tecnicamente un clima, un'atmosfera, uno spirito, perché comunque sarebbe stata un'operazione a dir poco a rischio di in qualche modo carnevalesca nelle sue intenzioni. Abbiamo perciò cercato di capire come ovviare a questa formula e come riprodurre la dimensione di festival nel 2003. Abbiamo deciso che tutte queste risorse andavano compattate in un periodo molto concentrato, 3-4 giorni. Abbiamo deciso che gli artisti che avremmo chiamato li avremmo chiamati seguendo una sorta di linea tematica, quindi avremmo creato dei sottotitoli per ogni edizione, li avremmo declinati multidisciplinarmente, coinvolgendo anche il cinema. A Torino c'è la sede nazionale del Museo del Cinema, coinvolgendo le gallerie d'arte contemporanea, coinvolgendo la letteratura, quasi a sottolineare il fatto che la musica non è una scintilla che si accende così nel vuoto, ma è sempre comunque un riflesso di dinamiche sociali, geografiche, locali, cioè nascono determinate cose perché si innescano dei meccanismi che non sono propri della musica. Quindi l'idea che i nostri temi fossero declinati attraverso tutte le altre forme di espressione è stata peraltro un'idea vincente, perché, faccio un esempio, portare a Torino i Sex Pistols, che nello stesso anno si esibivano all'Heineken Jamming Festival, denotava anche la differenza di approccio del nostro festival rispetto all'Heineken. I Sex Pistols dell'Heineken erano i Sex Pistols abbinati ai Depeche Mode e a qualche altro gruppo che non ricordo, che non c'entrava più di tanto. Era un'esperienza sensoriale, 2 ore di divertimento / revival. I Sex Pistols presenti al Traffic erano l'elemento cardine attorno al quale declinare il racconto di tutta la controcultura punk. Cioè, nei pomeriggi del festival venivano proiettati i film relativi a quel fenomeno, l'ultimo era quello di Julian Temple. Nelle gallerie d'arte venivano esposti i quadri di Jimmy Reid, che è quello che ha illustrato le copertine dei Sex Pistols, analogamente anche all'illustratore di tutto il punk americano. E via discorrendo anche con le presentazioni di varie pubblicazioni. Quindi, in qualche modo, c'era una preparazione all'evento che rendeva particolarmente significativa, quasi proprio esperienziale, la presenza sotto il palco dei Sex Pistols, che erano in qualche modo il momento topico di una narrazione, di un racconto, della riproduzione di un fenomeno così importante per la musica ancora oggi. Ecco, questo è un po' lo spirito con cui abbiamo affrontato questi 10 anni di Traffic. Traffic di per sé, tra l'altro, anche nel titolo che abbiamo voluto dare a questo festival, evidenziava anche una linea molto trasversale. Non era un festival filologicamente rock, non era un festival di musica elettronica, era un festival di confine, perché esattamente oggi, a 10 anni di distanza, ci troviamo quanto mai
di fronte a un pubblico giovanile onnivoro. Cioè, se noi potessimo aprire, adesso non ci sono più gli iPhone, non ci sono più gli iPhone, come si chiamano già? Non ci sono più, tanto non mi ricordo più come si chiamano. L'iPod. Comunque, diciamo che l'iPod Generation era proprio la classica generazione di chi ha nella propria library musicale musica che possa arrivare a una certa soglia di intensità, mescolata in varie epoche, in vari linguaggi, dall'elettronica De André, dai nuovi gruppi punk alla musica prog, molto spesso succede questo. L'intuizione di Traffic è stata quella di capire che si stava aprendo un'era di questo tipo, e quindi le commistioni diventavano un elemento di base. Mi fermo qui perché potrei andare avanti ancora un'ora e annoiare tutti quanti. Dai tempi, Giuseppe, aiutaci. No, faccio qualche domanda. Ok. Ma Francesco... No, mi viene da dire una cosa. Sì. No, io già mi sono presentato prima. Sì, sì. Adesso, come la chiameresti? iPod Generation? Forse Spotify Generation? No. Diesel. No, non lo so. No, ma io penso che da buoni... Non c'entra niente, però... Che da buoni torinesi è sempre un po' col periscopio, con l'occhio nel periscopio. Già Traffic esprime esattamente proprio questo, cioè quello che succede ancora oggi. Non c'entra assolutamente niente, però parlando di Torino, mi interessa, ho letto ieri sulla stampa che la Venegoni ha regalato alla città di Torino tutta la sua collezione fatta di oltre 30 anni di vinili, quindi comunque è una cosa strana su Torino, no? E l'ha regalata al comune, ha fatto una donazione, tutta la sua collezione privata di vinili degli ultimi 40 anni, perché detto io sono da sola, sennò alla fine è un patrimonio che va perso. Basta. Mi stai invitando a regalare? No, a intervenire. Mi viene in mente che nel frattempo hanno rubato tutta la collezione di dischi a un giornalista storico che è Gabriele Ferraris. Quindi forse la Venegoni che le ha ricevute. E anche Gianluca Gozzi, patron di Spazio 211, uno dei covi underground di Torino, ha subito un furto di quel tipo, magari poteva regalare direttamente a loro. Vabbè, non c'entrava niente, però era no, però un bel gesto, assolutamente, sto scherzando. Quindi Twink, Traffic e Ziget, diciamo che ognuno di voi ha una direzione artistica di queste realtà. Il pubblico italiano, se dovessi pensare a appunto incasellarlo in una classifica, cioè, come vedete il pubblico italiano è interessante lavorare per un pubblico italiano, è interessante provare a investire, a provare di appunto fare cose nuove, oppure vedete un pubblico attualmente morto, cioè nel senso comunque il concerto, perché Francesco comunque è stato anche presente da musica, un pubblico che nel senso cosa va in questo momento? Va Giovanotti, facciamo solo Giovanotti, oppure c'è un pubblico che vuole provare a portare qualcosa di diverso e recepisce? Sì, a me la domanda? No, la domanda in è generale. Puoi rispondere tu, perché anche tu hai un... Fondamentalmente, penso di ripetere una cosa nota, il pubblico giovanile italiano non è educato ai festival. Infatti, non per niente, i festival in Italia arrancano molto. La Heineken non è stato fatto, tanti altri... Non c'è proprio la cultura, cioè, vi faccio esempi tipo... sicuramente me lo insegnate, Glasbury o altri festival all'estero, vanno sold out senza che il pubblico conosca chi suona. Cioè, Coachella negli Stati Uniti, c'è l'approccio alla vacanza. Cioè, vado e mi diverto tre giorni. Da noi non c'è questo approccio, quindi da noi ovviamente il pubblico guarda chi è in cartellone, sta attento ad ogni cosa, anche perché forse non è stato... orientato il festival in Italia al concetto anche di svago e vacanza, no? Cioè come all'estero Coachella ogni anno raddoppia, prima era un weekend solo, adesso sono diventati due weekend e i ragazzi si organizzano da un anno prima per andare, senza, ripeto, nessun interesse per chi suona. È chiaro che poi quello diventa determinante, ma è una scelta artistica che sta a monte, che contraddistingue comunque il festival. D'accordo con Francesco, infatti il problema però secondo me è ancora più diciamo profondo in Italia, perché a un certo punto mi è sembrato che noi ci è abbandonati un po' la cultura underground della musica prima di tutto,
E quindi c'è l'educazione ad ascoltare la musica, è venuta a me anche perché poi le nuove tecnologie l'hanno resa fruibile stando comodamente a casa, come un po' con i rapporti sociali. Per noi la musica, quando ero più ragazzino, era proprio il momento di socializzazione per eccellenza. Quindi persi questi punti di riferimento, è chiaro che poi quando si parla di un festival a un ragazzo, la persona non sa bene di che cosa si tratta, anche perché tra l'altro quello che noi abbiamo proposto in Italia, come sotto il nome di festival, è sempre stata una figura un po' ibrida, una serie, l'abbiamo detto penso ormai milioni di volte, una serie di concerti messi più o meno casualmente, come poteva essere l'Heineken, per fare cartellone, e di fatto però non offrire nessun tipo, comunque pochissime infrastrutture. Allora un festival, quando si usa appunto questa terminologia, dovrebbe essere un festival a 360 gradi, non soltanto un festival della musica, perché altrimenti sono dei concerti. Quindi se invece noi inseriamo delle infrastrutture, dei servizi per vivere la giornata dal punto di vista ludico e sociale, anche durante la mattina, durante il pomeriggio, allora secondo me in quel momento si raggiunge l'obiettivo di creare una vacanza. In Italia questo non è avvenuto, è avvenuto, ricordo così un po', Arezzo Wave, c'era un festival che forse quest'anno lo ripropongono, che era Balla con i Cinghiali, che non è sicuramente un mainstream festival, però iniziava a percorrere questo tracciato. Lo hanno, se non erro, l'anno scorso sospeso, perché chiaramente poi succede che se il governo comunale, regionale non ti supporta in questo, non è lungimirante in questo, è chiaro che tu cadi in fallo, perché non hai le infrastrutture, non hai le autorizzazioni, perché ti devi un po' fare da solo. Allora succede che poi te lo bloccano, un po' è un po' la solita storia un po' all'italiana, perché chiaramente si fanno delle leggi con dei buchi volutamente lasciati lì per cercare di avere comunque sempre il potere di agire sull'operato, perché quando qualcuno inizia a fare qualcosa quasi quasi sembra che dia fastidio. Quindi i festival in Italia secondo me non sono mai cresciuti, perché non si è voluto, non è stata una scelta politica tra le altre cose. Nelle altre nazioni questo succede, ed è successo in Ungheria con il Sziget 21 anni fa, quasi per caso, ma era un'esigenza. Noi sembra che in Italia questa esigenza ce l'abbiamo, ma nessuno ci dà gli strumenti per poterla. Tanto è vero che noi in Italia... Sì. Questa risposta di quando ci fu un dibattito serio, interessante, risposta di un'opera italiana, no, perché la buona risoluzione, perché la birra costa meno. No, perché non è di qualità. Vabbè, però vedi purtroppo poi. La mentalità italiana. Poi quando invece vai all'estero e ti accorgi che al Sziget arrivano 5, 6.000, 7.000 italiani, perché poi le stime noi le facciamo, però chiaramente non è che possiamo sapere con precisione quanti italiani vengono. Allora ti accorgi che effettivamente la cultura del festival esiste in Italia e che forse non gli diamo la possibilità di esternarla. Ora, io per agganciarmi un po' al traffic, e non è ora una marchetta, secondo me il traffic in Italia è stato il festival più lungimirante che abbiamo avuto. Chiamiamolo festival, era comunque, cioè non aveva il campeggio eccetera, però comunque aveva una scelta artistica, una bella scelta artistica. O comunque hanno portato i Daft Punk, correggimi se sbaglio, che al momento se io portassi Daft Punk al Sziget probabilmente venderemmo 500.000 ticket, è il gruppo in assoluto più richiesto che abbiamo. Lo hanno avuto in piazza a Torino, e lì capisci come intorno a questo secondo me si doveva e si poteva fare ancora di più, solo che purtroppo burocraticamente, secondo me, come è successo anche all'Heineken, perché io non voglio dire che il direttore artistico dell'Heineken sia un incompetente, il problema è che c'è anche un aspetto burocratico che limita il raggio di azione. Avevamo il Parco San Giuliano, siamo stati 2 anni fa nell'ultima edizione dell'Heineken, la penultima edizione dell'Heineken, un parco tra l'altro bellissimo. La gente veniva, chiedeva a noi che avevamo il corner, Sziget, eccetera, ragazzi scusate, dove si campeggia qui? Perché avevano detto che si poteva campeggiare e lo tenevano nascosto. Quindi si ha paura di fare quel salto, perché probabilmente si ha paura di confrontarsi anche con le holding poi degli hotel, delle strutture che abbiamo in Italia, poi soprattutto nel Veneto
dove chiaramente con Venezia c'è un indotto molto forte, hanno paura di perdere un po' il controllo, appunto di conservare insomma la palla. No, è talmente vero quello che dici che mi viene proprio immediatamente da fare l'esempio di tre festival. Il Rototom di Osoppo, che era un vero festival, anche perché facendo riferimento a un genere preciso, che era diciamo così, la musica reggae e i vari collaterali, era proprio una dimensione a prescindere in cui il pubblico del reggae, per la quale il pubblico del reggae italiano e non solo italiano, andava ad ascoltare una tot giorni di immerso e creato in quell'atmosfera, con il campeggio, con tutta la dimensione sociale che è tipica dei festival, anche dei primi festival. Balla con i cinghiali è esattamente l'opposto del festival. Noi prendiamo a prestito il Gemmi, ma non perché gli vogliamo male, però no, un esempio di festival che nasce da, una, da un business plan. Allora ci sono, c'è un grosso sponsor, necessita chiaramente di un pubblico numeroso, bisogna fare tanto pubblico pagante, per fare tanto pubblico pagante si mettono tanti artisti diversificati, in modo che magari viene il Rocchettaro, poi viene a sentire quello dopo i Red Hot Chili Peppers, viene il pubblico dei Rave a sentire i Chemical Brothers e via dicendo. Naturalmente così facendo si ha una rotazione di artisti diversificati, ma si fa difficoltà a creare un po' una dimensione spirituale da festival. Possiamo dire che il line, che per certi versi nel non essere più riproposto, dichiara una sorta, cioè bandiera bianca, una sorta di resa. Possiamo invece dire che il Ballo con i cinghiali, che quest'anno è stato annullato, e il festival invece paradossalmente ha talmente tanto successo per cui il governo territoriale dice qua c'è troppo, alla fine c'è troppa sporcizia, c'è troppa gente che viene a concentrarsi in uno spazio ridotto, non riusciamo a far fronte a questa cosa. Il Rototom è stato diciamo osteggiato politicamente dalla Lega per via comunque della cultura reggae, meticcia, l'utilizzo delle droghe leggere e tutto quanto. Al Traffic è successa una cosa simile, perché il Traffic quest'anno con tantissime inutili difficoltà, peraltro viene a sottolineare questo termine, ma poi spiegherò perché, si presenta in una versione molto ridimensionata. In realtà Ettore faceva riferimento all'edizione nella quale noi portammo i Daft Punk, ma per spiegare ulteriormente lo spirito del festival, prima dei Daft Punk, esattamente il gruppo precedente, furono gli LCD Sound System, che avevano in tour Daft Punk Explain at My House, quindi non era un abbinamento casuale. Prima ancora c'erano Who May Do, che è un gruppo danese che reinterpreta in chiave punk rock i temi e attitudini della musica techno, in chiave elettrica. E via dicendo, poi ci sarebbero stati dei DJ elettronica, Apparat e così via. Ecco, quell'edizione fu l'edizione con più pubblico. Noi stimammo nell'arco di 4 giorni un giro di 200.000 persone. Va detto che il Traffic, una cosa che non ho detto prima, sceglie di utilizzare quelle risorse destinate ad un'altra formula che però non funzionava, per creare nell'arco di 3 giorni un festival gratuito. Quindi anche questa gratuità, che non è solo, visto che gratis vado a vedere un concerto, no, la gratuità ti dà la possibilità di abbinare artisti che abbiano una grossa compatibilità tra di loro, senza dover fare il calcolo del però questi mi portano 1.000 spettatori, scegliamo un'altra realtà che porta altri 1.000 spettatori per sommare numericamente del pubblico. Alla fine di questa edizione con Da Punk, Siri Saustista e queste 200.000 persone, l'allora sindaco era Sergio Chiamperino, stimava per il Parco della Pellerina un afflusso eccessivo di pubblico, cogliendo l'occasione per dar ragione ai comitati di zona che protestavano perché in quei 3 giorni non trovavano parcheggio e che magari il soundcheck il pomeriggio, e decideva di buttare fuori da Torino il Traffic, che poi sarebbe successivamente stato ospitato da Venaria, però anche da Venaria invece lì disturbavano quelli che arrivavano con i camion dei panini a ostruire le strade, quindi da lì siamo diventati un festival homeless. Quindi il paradosso è che i festival commerciali non funzionano, perché le logiche di marketing sono delle logiche che fotografano un esistente, ma non hanno lo slancio prospettico invece è necessario a far sì che le cose si mettano in moto, è necessario coinvolgere le persone in un modo diverso. Le esperienze progettuali sono esperienze che paradossalmente, quando funzionano, trovano culturalmente impreparate le amministrazioni locali per poter investire, dire caspita, abbiamo creato in Liguria, a Balla con i cinghiali,
un festival incredibile, vediamo di supportarlo, vediamo di estenderlo, al limite se ci sono problemi logistici di spostarlo, ma è una risorsa. Invece il frastuono della musica, le problematiche logistiche, mettici anche un pubblico che non risponde esteticamente ai canoni proprio del pubblico elegante e moderato, ma il pubblico del rock è un pubblico variopinto, rumoroso, fracassone, un pubblico che vive tantissimo la musica stessa degli ultimi 40 anni è musica che fa rumore. Non si riesce culturalmente ad andare oltre a questi pregiudizi e a determinati disagi che vengono avvertiti non nella loro intera realtà di opportunità, ma disagio pure, quindi vengono create delle difficoltà inutili che non sono di natura economica. Esce fuori sostanzialmente un quadro desolante, mi sembra, perché alla fine della fiera la tematica comune che raggruppa tutti è: una cosa funziona, beh, forse non è il caso che vada avanti. E questo un po' riconduce a una mentalità strisciante che, ahimè, è caratteristica dell'Italia, di una certa Italia, che appunto le cose che funzionano possono anche cambiare alcuni equilibri, quindi tanto vale, e appunto non è solo un discorso economico, ma proprio un discorso di fastidio puro, quindi tanto vale se caghi le gambe. Questo è folle. Mi viene a fare l'esempio quando Max parlava del pubblico del rock variopinto. Immaginate che in Germania c'è il Wacken Festival, che è considerato il più grosso festival di heavy metal del mondo. È una landa desolata in mezzo a niente, dove il weekend a cavallo di Ferragosto viene invasa praticamente da 200.000 appassionati di heavy metal, che vengono fondamentalmente da tutta Europa, ma anche da tutto il mondo. La località di Wacken e tutti gli operatori sono non contenti, di più, perché dicono: grazie a questo festival noi viviamo bene per un anno. E invece la logica dell'Italia è al contrario: no, viene il traffico, mi dà fastidio perché non parcheggio la macchina, quindi se io magari ho un minimo di potere, ci penso io, gli seguo le gambe. Faccio il concerto di Springsteen a San Siro, il comitato di quartiere c'ha 95 decibel, se a 100 vi faccio una multa o il processo penale. Cioè. E questo è il problema. E la stessa cosa viene ricondotta al discorso, quello che mi sembra aver capito, che non funzionano i festival commerciali in Italia. Mentre i festival dove c'è una linea artistica ben delimitata, ben articolata, funziona. Cioè, il problema dell'Heineken è quello: si fanno troppo gli interessi di un grosso sponsor e di fatto non si accontenta nessuno. Cioè, forse funzionano i festival settoriali a questo punto in Italia, all'estero no, cioè all'estero Zig piuttosto che appunto al Coachella vedi dai Daft Punk, Red Hot Chili Pepper, ci sono quattro parchi diversi, quindi è diverso. Forse sarebbe carino anche cercare di individuare quale può essere una strada, una soluzione, perché è veramente desolante come prospettiva altrimenti, no? La sintesi del discorso, che viene spesso fatto riferimento in Italia a un clima di crisi di risorse, in realtà noi stiamo individuando il fatto che il problema è la crisi culturale, cioè la mancanza proprio di un clima culturale capace di trasformare esponenzialmente una risorsa nel momento in cui si rivela in quanto tale, perché non viene compresa semplicemente. Infatti, come diciamo prima nell'intervento precedente che avevo fatto stamattina con loro, il problema vero, ecco, è la cultura e l'approccio alla musica, no? Cioè, spesso non viene identificata come una risorsa, come una potenzialità, la musica e la creatività che deriva dalla musica, ma ripeto, purtroppo in Italia è un fastidio, non c'è neanche un approccio dove viene vista la musica come un lavoro, no? Cioè, sì, vabbè, la musica, infatti, ma questo è il problema serio, perché a proposito di lavoro, musica, cioè in Italia chiaramente noi viviamo su questo subconscio che chi fa musica non fa un lavoro serio, e tra le altre cose probabilmente non può essere neanche un imprenditore, perché poi chissà perché la musica in Italia si è sviluppata soltanto sotto finanziamenti pubblici, e questo di fatto l'ha limitata, non ha creato quel tessuto dirigenziale, cioè quella dirigenza che ci voleva anche nel poter promuovere ed espletare. Infatti, la musica. La stessa cosa che dicevo prima è spesso, io nel senso dubiterei di chi dice: io faccio cultura ma non lo faccio per impresa. Se tu fai cultura, ecco, ci deve essere il fine, certo, tra virgolette, dell'imprenditoria e del guadagno, perché altrimenti c'è qualche altra cosa e c'è un meccanismo che non funziona alla lunga. E se cosa succede? Poi, che poi alla fine si lascia campo
a chi fa comunque impresa, fa comunque commercio, ma non c'entra niente con la musica. Allora che cosa succede? Che poi, ora non voglio parlare sempre solo dell'Anica, purtroppo quello abbiamo avuto in Italia in questi anni, che succede? Che vai in un festival e ti fanno bere la birra, ti fanno comprare la birra e la paghi 5 euro, tra l'altro brandizzato dalla stessa birra. Quindi è chiaro che un ragazzo prima di accedere a un festival in Italia si deve fare un milione di conti, cioè non riesce a viversi, cioè sa che quella birra che si sta bevendo in quel momento è l'ultima della serata, cioè vivere un evento dal pomeriggio, dal mattino, sapendo di avere, che ne so, 10 euro in tasca e che quei 10 euro saranno gli ultimi della serata, quel momento in cui entri nel festival, è un po' traumatizzato. Io il primo anno che andai al Siget, ma non soltanto a Siget, perché anche in Germania i prezzi, non soltanto della birra, non voglio sponsorizzare l'alcol a tutti i costi, però i prezzi normali all'interno dell'area di difesa sono accessibilissimi ai ragazzi. Quindi io arrivai al Siget, avevo, boh, che ne so, 100.000 lire, che insomma fece una vacanza arrangiata, e mi sentivo tranquillo di potermi bere una, due, tre birre, di poterlo offrire a una ragazza, di poter... Quando entri in un festival italiano, spesso e volentieri, sei sempre un po' con l'ansia, no? Io avverto questa sensazione, soprattutto dai ragazzi. Ora io non mi rapporto più, cioè non penso di essere io il cliente finale, però quando poi mi interfaccio con dei ragazzi che partecipano ai festival, la prima cosa che viene fuori, sempre, sono le argomentazioni su prezzi, accesso, il prezzo del biglietto probabilmente troppo alto. E quindi questo è un altro problema, perché abbiamo lasciato ai commercianti l'idea di dare un business plan a un evento culturale, artistico, musicale. E questa è stata la rovina. Ci sono dei locali a Milano, uno in particolare, non faccio il nome perché non voglio fare, che ha assolutamente adottato questa filosofia. Entri, i prezzi sono bassi, la birra la paghi 3 euro, ti dà una programmazione, i prezzi del cibo sono bassi. E infatti siamo stati due settimane fa, l'ambiente all'interno era rilassato anche per questo, perché uno si sentiva parte di un progetto lì dentro. E insomma, secondo me, questo è uno dei problemi. Poi non è, faccio un esempio sul il bere, non è solo un problema di festival. Io ieri sono andato a vedere Ramazzotti allo Stadio Olimpico, una Pepsi, 5 euro. Cioè non è una birra, una è Pepsi. È una truffa. Sì, capito? Però o così o sennò non bevi. Cioè, questo è il problema. Secchi. Così sennò... Allora poi però ti incazzi con gli organizzatori dei concerti, certo, sì, perché sono loro che nella loro opinione favoreggiano questo. E poi comunque, insomma, apro e chiudo una parentesi, io non so come siete messi voi al centro e al nord, però c'è da dire che anche al sud, ahimè, il problema della malavita esiste. E quindi di conseguenza quando tu vuoi organizzare una manifestazione che inizia ad essere un po' più grossa, puntualmente si presentano i soliti personaggi che come minimo devono piazzare il loro beverage, il loro food. Questo è un problema. Ma sai, cioè, non dimentichiamo che il problema dell'Italia, lo sviluppo dell'Italia in tutti i settori, è ancora fortemente condizionato dal fatto che c'è una malavita che esiste nel nostro paese. Secondo me è un discorso più sottile, è un discorso di malavita e di mafia proprio dentro il cervello, dentro il DNA. Cioè non è solo il signorotto che viene lì e ti dice devi piazzare questo, è anche l'esercizio di potere del politico, dove ti dice, certo, o fai come dico io, chiaro, o metti, e quello che cos'è? Quello è comunque, cioè è peggio, no? Cioè, perché, sì, cioè, non ti senti tutelato da niente. È uguale, quello è la stessa cosa, o tu fai come dico io, fai questo in questo modo, compri quello, e te lo dice non, ripeto, il delinquente di bassa, ma te lo dice il politico. Quella è la cosa. Quasi quasi ci credi che sia così. Appunto. Oppure dice, se no ti dice dove fastidio, non te lo faccio più fare. Non me lo fai più fare, ma cioè. Purtroppo è così. Cioè, anche le esperienze più positive. È carino che da noi il boss, quello che diciamo più o meno maneggiava l'ambiente musicale a Bari, si chiamava Ucantan. Purtroppo. Comunque Ettore ha detto una cosa molto giusta. C'è, diciamo così, una sorta di concetto di generosità che sta alla base del rapporto fra l'artista e chi ascolta, chi vive la musica, chi la indossa e chi per certi versi si identifica della musica che ascolta.
Tutti i segnali che per certi versi vanno a incrinare questo rapporto, questa relazione, questo dono del realizzare, scrivere, ascoltare la musica vengono sempre percepiti come segnali disturbanti. Per questo motivo il fatto di entrare in uno spazio dove si fruisce della musica e avere la sensazione di andare in un luogo a gettone, poi per carità io non è che posso pretendere che tutti i festival al mondo diventino gratuiti, nel senso Traffica ha avuto un'intuizione perché ha trasformato delle risorse che avevano un tipo di espressione, di fisionomia di un certo tipo, l'ha trasformato in un'altra formula. Però in effetti l'idea di andare a fruire della musica in un luogo che sembra un po' un carrozzone per imbonitori, pieno di stand, pieno di brandizzato all'inverosimile, dove tutto, su tutto c'è un ricarico, è un'idea che viene percepita come per certi versi un po' invadente, un po' disturbante. Laddove invece si pongono delle basi di relazione, uso il termine generosità perché è quello che esprime meglio il concetto, che è un concetto abbastanza astratto e probabilmente per certi versi è anche un po' inconscio. Però l'espressione, qui torniamo al festival tipo Balla qui in Cinghiale, come ce ne sono mille altri anche più piccoli in Italia, dove percepisci lo slancio, la passione e anche il lavorare per creare un minimo di setting e anche di estetica compatibile e non disturbante, sono solitamente approcci che vengono premiati perché considerati anche elementi rari e credo che si dovrebbe tener conto, perché io non sono mai stato a Glastonbury e nei grossi festival o Coachella, però secondo me, da quello che si può vedere dai reportage video e fotografici, sono luoghi che tendono in qualche modo a anche esteticamente raccogliere e a non disturbare eccessivamente lo spettatore sotto questo aspetto. Ecco, però lì sono in Europa, se tu chiedi al pubblico di pagare 120, 150, 200 euro per un festival del genere, la gente è ben contenta di farlo. Ci credo. No, cioè, non me lo immagino. No, per dirti, cioè da noi non funzionerebbe a prescindere, cioè questo è il problema. Cioè, realmente l'idea è quella di spendere 200 euro e inserire la musica in una dimensione quasi spirituale che ha a che fare con il viaggio, con l'esperienza, la vacanza. Evidentemente la però vacanza. Quando vai in vacanza non hai solo in mente la qualità dell'acqua e della spiaggia, ti guardi intorno e hai anche in mente in che struttura sei immerso. Se sei in un villaggio vacanze dove ti svegliano marzialmente la mattina con gli slogan e tutte le animazioni, rispetto parlando per il passato di... Io l'ho fatto per tanti anni. Sei immerso in una stazione di un certo tipo, sei a parità di scenario naturale, sei in un luogo invece, non lo so, selvaggio, sei molto sicuramente più portato a scegliere quel tipo di dimensione. Penso che per la musica valga lo stesso criterio. Però... E anche lì è comunque sempre una questione culturale. Cioè rendersi conto del fabbisogno, anche dal punto di vista proprio... dell'essere immersi in un luogo che ha a che fare con la musica, che ne rispetta per certi versi anche delle estetiche, vuol dire avere comunque un tipo di approccio culturale rispettoso della musica. Vedi, forse sta emergendo quale può essere una strada, cioè l'incontro tra una logica spirituale e una logica tra virgolette un po' più commerciale e imprenditoriale potrebbe essere quella magari di un festival, viene da dire il modello all you can eat, no? Cioè tu paghi, però stai in un contesto dove sei tranquillo, come dicevi tu, che non devi tirar fuori soldi, che non potrebbe essere quella la strada, cioè è chiaro, con dei limiti. Io penso che comunque il problema, cioè i festival sono la salvezza della musica, perché organizzare un concerto spot con uno o due artisti chiaramente ormai ha dei costi che comunque sono quasi insopportabili, quindi inevitabilmente il prezzo d'ingresso per lasciare un margine di guadagno al promoter e al produttore devono essere però le motivazioni per cui i festival italiani sono stati cancellati sono stati che nonostante i prezzi d'ingresso hanno rimesso centinaia e centinaia di migliaia di euro, quando non si parla oltre il milione di euro, quindi... Sì, però perdonami, l'ultimo Heineken ha perso una cifra spropositata e aveva in cartellone come headliner, infatti hanno fatto un festival per Vasco Rossi, in pratica, cioè la penultima edizione, poi c'era il Negramaro che avevano fatto 300 paganti,
che in realtà è anche mortificante. E c'erano i Coldplay che ne avevamo fatti 10.000. Ora, con tutto il rispetto, che c'entra Coldplay con Vasco Rossi e Negramaro? E soprattutto uno che deve venire dal sud Italia, viene per un giorno o, visto che il festival è di 3 giorni, deve poter fruire di tutte e 3 le giornate. Allora, appunto, se non c'è una logica quando si fa il cartellone, è chiaro che poi c'è un giorno in cui ci rimetti 6 milioni e gli altri che cerchi di recuperare, perché poi alla fine portare Vasco Rossi a un festival è chiaro che è una marchetta, perché tu punti sul sicuro. Però, da un punto di vista spirituale, hai ammazzato il festival, perché il pubblico di Vasco Rossi, tra l'altro, non coniugherà mai con il pubblico dei Coldplay e non si crea la sinergia. Tra l'altro, anzi, io mi ricordo il primo Heineken a Imola, che c'era Vasco Rossi nel 95, tutti gli altri furono presi a bottigliate. Secondo te? No, ma non, è, non sì, sto scherzando. Cioè, Verve, mi ricordo, cioè, la gente hanno dovuto interrompere i set. Quindi... Non c'è l'approccio light alla fruizione della musica. La cosa bella invece è proprio scoprire musica nei festival. È quello il fondamento di un festival. Mettere in cartellone qualcuno che attiri la massa un po' di più, però dare spazio alla musica, al concetto di musica, agli artisti, perché poi appunto la concezione di artista dal musicista ci sono due figure diverse. Sì, ma poi si estende oltre la musica, tutta la creatività. Cioè, tu hai la possibilità di mettere in risalto l'artigianato, le installazioni, che non sono termini così astratti, e poi appunto l'estetica di un festival è importante. Però diciamo stiamo un po' richiamando il modello Arezzo Wave, che anche come sta andando a finire sembra che pure quel modello più di tanto non riesca a... Paradossalmente Arezzo Wave ha avuto un altro problema, nel senso che era accogliente come dimensione dei festival, appunto perché c'era il campeggio e si andava a fare la vacanza da Arezzo Wave. Il vero problema che veniva lamentato, questo quando era ancora ad Arezzo, era che la gente non usciva dal campeggio, non entrava nello stadio a vedere il concerto, perché era bello stare lì. E probabilmente anche in quel caso il tipo di programmazione che Arezzo Wave aveva, tutta una serie di plus, in primis il fatto di essere comunque un festival molto utile per un sacco di band per esprimersi, per emergere, molte delle quali adesso sono band che hanno fatto un bel percorso. Anche lì il cartellone era abbastanza mistilineo, cioè si trovava un po' la qualunque. Questo ad un certo punto in poi probabilmente non ha premiato moltissimo, però di fatto sì, il paradosso che l'anno in cui poi morì forse una ragazza in un campeggio di Arezzo Wave, che lo mandarono via da Arezzo, fu l'anno in cui il festival ebbe dei problemi. E qui torniamo anche al rapporto fra le criticità. In quel caso quel campeggio era diventato proprio meta all'epoca di Panca Bestia, quindi era un po' degenerata la situazione. Non era chiaramente nelle possibilità forse degli organizzatori del festival a svolgere funzioni che sono funzioni di ordine pubblico a livelli così elevati, quindi si è deciso di dare un colpo di spugna e di rimuovere il problema. Però anche qui torniamo al precedente, cioè in Italia ci sono delle cose che spontaneamente funzionano, che solitamente funzionano anche a dei costi non così elevati, assolutamente sostenibili, quando basterebbe non rovinarle, cioè basterebbe non sprecarle, basterebbe non ostacolarle e far diventare, riconoscerle, come abbiamo detto già prima, riconoscere le risorse in quanto tale. Intanto è così vero che poi quando Arezzo Wave ha abbandonato la sua location storica, chiaramente ha perso. Io ricordo la Firenze, performance quando a Lecce, sono venuti a Lecce, ed è stato abbastanza desolante, perché comunque io immagino che l'amministrazione regionale della Puglia veramente ci credeva. Credeva di poter dare una nuova casa all'organizzazione, alla fondazione, Arezzo Wave, eccetera. Purtroppo però, cosa è successo? Che sono arrivati in un tessuto che comunque si è sentito un po' oltraggiato, perché loro hanno detto scusate, cioè qua ci siamo anche noi gli operatori del settore, facciamo una cosa insieme. Invece probabilmente questa sinergia non si è creata. È quello che è venuto fuori, che al concerto di Paolo Nutini, Kaiser Schiff, non so chi altri c'era, non c'è nessuno. Ora, voglio dire, non saranno sicuramente i Foo Fighters, però gente come Paolo Nutini, Kaiser Schiff,
Cioè è gente che calca i festival internazionali anche come headliner in certi casi. Allora, perché io non ho capito la critica al cast, che in verità c'era ed era buono, invece quello che non si è creato, appunto, che Arezzo Wave non è più stato visto come una creazione spontanea dal basso. Purtroppo quella è stata invece una degenerazione dell'aspetto imprenditoriale del festival. Ecco perché l'equilibrio effettivamente è molto importante, mantenere degli equilibri tra l'aspetto appunto imprenditoriale e quello spirituale infatti. Forse questa è la chiave, appunto. Infatti. Domande? No, è rimasto senza parole. Da un po' di anni sto notando che si sta sviluppando le etichette, soprattutto le indipendenti, stanno sviluppando i propri festival con i propri artisti. La vostra idea su questo, cioè se voi vedete un futuro in questo, la trovate una... cioè che tipo di mossa è secondo voi? Interessante oppure risolvente? Ma penso che sia interessante e anche molto, una scelta molto pragmatica, cioè si va sempre più verso la scomparsa dell'oggetto, che adesso è diventato un file, che passa su Spotify ma non si capisce bene quanto poi il musicista o chi produce la musica riesca a ricavare da uno streaming. Comunque di fatto è un problema far acquistare fisicamente la musica. E quindi necessariamente però la musica deve creare una sua sostenibilità, una sua economia attraverso live. Che un'etichetta cerchi di creare una cornice solida all'interno della quale presentare il proprio catalogo scelto, immagino, in base a un criterio anche di similitudini fra i diversi artisti e le diverse proposte. È sicuramente una cosa interessante, è sicuramente una cosa che va incontro a una necessità economica assolutamente comprensibile e mi sembra che è una risposta possibile. Non penso che in generale i festival debbano diventare i festival brandizzati dalle etichette, perché poi in realtà sarebbe veramente tutto molto settorializzato. Però è anche vero che molti festival funzionano proprio anche in base a come riescono a circoscrivere un po' la proposta di palco, no? L'esempio appunto di Osoppo, che era un festival reggae, era comunque un festival che aveva un grandissimo seguito. Cioè il fatto di uscire un po' da questa logica imprenditoriale del mescolare le carte per sommare numericamente come al risico vari ordini di grandezza di pubblico è una scelta sbagliata. Creare una dimensione è la scelta giusta. Quindi penso che sia comunque un'iniziativa intelligente. Beh, su questo devo dire, non ho sviluppato ancora un'idea, perché sinceramente in questo ultimo periodo sto assistendo alla nascita di molte nuove etichette, di piccolissime realtà, che, anche perché comunque sono supportate da un impianto tecnologico, quindi ci sono sempre più strutture che cercano di fornire più servizi agli artisti, come anche Marte Live, che insomma lo fa abbastanza bene. No, però io non sono d'accordo, è esteticamente brutto vedere dei festival, dei parchi brandizzati dalle etichette, perché riporta un pochino quell'idea un po' chiusa della musica, un po' criticabile, è quello su cui poi noi subiamo spesso, anche ingiustamente molte volte, io stesso gestendo, producendo il palco al Siget, si avvalora l'ipotesi per cui suonano sempre gli stessi e devi entrare nel circuito per poi essere visto e chiamato. Io invece penso che il campo musicale, il live, deve essere lasciato proprio a chi fa quel mestiere. No, l'etichetta è un'altra cosa, cioè il management sono un'altra cosa ancora. Cioè, secondo me ci deve essere una figura che si occupa di quello, perché questa figura deve essere in grado di cogliere quali sono i gusti del mercato o in certi casi imporli i gusti, dove si creano però le basi, perché è inutile cercare di è utile cercare di fare cultura nei luoghi dove magari si è meno avvezzi a recepirla, si è meno abituati, però lì è proprio l'intervento che va fatto, non soltanto portando delle band, organizzando un festival. Come ho detto all'inizio, la cultura della musica va insegnata dall'inizio, cioè da quando un ragazzo
piccolo gli si deve far fare un percorso musicale, altrimenti non lo capisce, non lo comprende. Io ho mia cugina che ascolta Gigi D'Alessio, no, lo dico molto sinceramente, ma io non mi sono mai permesso di dirle, ma perché, cioè, io non è chiaramente nei miei gusti musicali, però a volte sono un po' in imbarazzo, nel senso che non capisco il perché, ma il perché c'è, perché noi proveniamo comunque da una cultura melodico pop in Italia, e quindi è quello il problema serio. Perché molte volte abbiamo problemi a sganciarci, abbiamo proprio problemi ad assimilare la musica in altri stili, perché non la studiamo, cioè non capiamo, non c'è qualcuno che ci porta per mano, oppure non viaggiamo abbastanza, magari ora un po' di più per fortuna. Però il problema è anche quello, viaggiare, frequentare degli altri posti, delle altre città, non dico festival, ma anche se uno va a Berlino, si va o va a Budapest, incontra milioni di possibilità di ascoltare musica nuova, eccetera, avvalorate dal pubblico, che crea il fascino, perché se tu stai lì e guardi, oh, questi, cioè, hanno 500 spettatori davanti, fanno una musica che non mi piace, però evidentemente c'è qualcosa di buono in quello che fa, cioè io voglio accendere la curiosità, secondo me è quello, e in Italia ancora non c'è questa, insomma, questa è la mia opinione. L'esempio dello Siget, quando abbiamo suonato con i Subsonic, è abbastanza illuminante. Abbiamo incominciato, noi suonavamo praticamente prima degli Iron Maiden, e c'era già piazzata lì proprio la prima linea, i Defender, del pubblico rock anche giovane. Come siamo partiti noi con un arpeggiatore elettronico, si è subito issato una foresta di diti medi, ed è finita però con tutti i metallari che pogavano insieme al pubblico nostro, agli altri che venivano richiamati per il fatto che di pomeriggio cominciavano, giravano per i festival, sentivano qualche cosa di quello genere. Però poi alla fine gli stessi capelloni metallari capito che ci si poteva divertire anche ad un concerto diverso, dove con dei ritmi diversi, anche semplicemente ballando e non solo facendo headbanging dall'inizio alla fine del concerto. Per cui per noi è stato molto stimolante, non ci siamo assolutamente scoraggiati quando abbiamo visto che... No, insomma, quella è la bellezza poi dei festival. Esatto, assolutamente. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo ritenuto che la gratuità del traffic fosse un elemento vincente, perché in Italia non esistono neanche tutti i canali presenti nei principali paesi europei di diffusione di musica, chiamiamola altra, senza arrivare proprio alla musica alternativa, semplicemente qualche cosa che non sembri la stessa roba che si ascolti indistintamente girando il cursore delle frequenze della qui apri radio. Un'altra voragine però. Sì, no, ma guarda, non ho neanche voglia di stare no. Per cui l'esempio che faceva Ettore, com'è che fai ad andare in collisione con una musica, con quel gruppo, con una canzone che a 18 anni, 20 anni ti cambia la vita? Perché poi così succede, c'è sempre un'epifania, una rivelazione, o un amico che ti consiglia una cosa, o un viaggio che fai insieme agli amici per andare a vedere una cosa che poi ti rimane. La gratuità in questo senso abbassa tutti gli ostacoli che si frappongono fra la semplice curiosità e, diciamo, che crea questi incidenti di percorso. Tu vai magari perché vuoi semplicemente passare una serata fuori casa, i tuoi amici sono lì e scopri gli XX, oppure improvvisamente scopri quanto Patti Smith, che dalle foto ti sembra una signora attempata, che abbia qualcosa da dirti e sia così intensa. Scopri, sto parlando degli artisti del traffic che si sono alternati in 10 anni, scopri gli Strokes, scopri Franz Ferdinand, scopri tutta una serie di gruppi che non passano così massicciamente, comunque non vengono visti e ascoltati nella forma nella quale, con le proporzioni dedicate a loro, negli spazi in Inghilterra, in Francia, in Germania e nel resto dell'Europa. Quindi sì, il fatto di riuscire a creare la possibilità di clash fra un ragazzo che magari proprio fisiologicamente è curioso per tutto quello che gli sta intorno, oppure ha bisogno di diventare ancora più curioso, e il fatto che poi queste cose succedano è uno dei compiti di un festival, e fa parte proprio dei compiti culturali di un festival. Traffic è stato criticato chiaramente da molti promoter per via del fatto, vabbè, grazie, siete gratuiti, fate i numeri,
sono capaci tutti. Non è vero. Cioè, non è vero che se tu metti in una piazza un gruppo come XX la riempi di ventenni, perché oggi devi alle 9 di sera, tra l'altro in una città che comunque è Torino, una città che ha degli orari quasi balearici, non è così facile tirar via un ragazzo da casa sua, da Facebook o dalla televisione, attorno a una serie di cose che tendono sempre più a foderargli una dimensione solitaria, scuoterlo e farlo uscire di casa per andare a fargli scoprire un gruppo che non conosce. Ci vuole un lavoro, ci vuole un lavoro di suggestione, ci vuole un lavoro di comunicazione molto, molto forte, e anche questo fa parte dei compiti culturali di un festival. E bisogna fidarsi dei direttori artistici, questa è un'altra questione. Io a Bari c'è una rassegna che si tiene ormai da tantissimi anni, ed è, adesso non ricordo il nome, vabbè, ma tanto non l'avrei detto. Vabbè, insomma, non ricordo il nome, però... Come? No, ancora veramente forse da 30 anni. Tennyson? E lì si è verificato questo fenomeno. La gente non andava per assistere al concerto dell'artista, ma si fidava della direzione artistica. Quindi se la direzione artistica di questa rassegna decideva di portare un pianista giapponese piuttosto che un qualsiasi altro artista più underground alle nostre latitudini, comunque erano sempre pieni i concerti, perché la gente si fidava del gusto musicale. Quindi quella era proprio la voglia di scoprire una musica nuova. E quello che è mancato probabilmente in Italia, non al traffico, lo dico, ma non perché c'è Max qua, perché secondo me il traffico è veramente stato un festival che ha portato innovazione in Italia nella sua concezione, quello che manca in Italia è appunto potersi rapportare con una persona che capisca di musica e dica ai ragazzi voi questo dovete ascoltare, poi mi dite se vi è piaciuto o meno, però venite a guardare, non c'è questa fiducia. E purtroppo c'è, poi torniamo al tema ora principale del nostro incontro, che la direzione artistica spesso è diventata troppo snob. Cioè, quando senti parlare di direttori artistici, diciamo, di questi grandi eventi, non hanno mai torto, mai, non ammettono mai che, oh ragazzi, abbiamo cagato, non ce l'abbiamo fatta, siamo stati poco lungimiranti, abbiamo fatto una marchetta, non è andata come ci aspettavamo. Ok, che va bene la burocrazia, va bene tutti i problemi che si possono avere, però una volta tanto, se a un concerto che tu hai organizzato vengono 1000 persone, sarà pure un po' colpa tua che hai sbagliato l'artista, che hai sbagliato il periodo, che ne so, magari uno l'ha fatto il 15 di giugno, ci sono le scuole piene di esami di maturità, uno ha sbagliato il periodo. Cioè, non sento mai a un direttore artistico dire, ragazzi, scusa, mi prendo 2 anni di riposo, perché probabilmente mi devo un po' riaggiornare. Allora, in Italia non lo sento mai. E questo crea un problema con i ragazzi, con gli utenti, perché gli utenti ti prendono in antipatia, pensano che tu sfrutti i soldi che ti danno in mano per fare i fatti tuoi quando le cose non vanno come devono andare. Quindi secondo me la figura del direttore artistico deve essere un po' più avvicinata alla platea, a chi poi deve ascoltarla la musica. Cioè il direttore artistico è il garante di quello che sta facendo, è il garante dei soldi che sta spendendo, di come devono essere spesi, perché devono essere spesi. Quindi questo è un altro problema. In Italia siamo tutti scienziati quando organizziamo un festival. Però penso in Italia non è neanche facile fare il direttore artistico di un festival, che di rispondere a un miliardo di logiche, no? Cioè, è vero. Tanti festival mi viene in mente, ma perché ne abbiamo parlato, lo stesso Arezzo Wave, secondo me non è più in grado di fare una direzione artistica autonoma. Cioè deve dire te quanto vuoi, vabbè, allora prendo te, va. Pure se non è più in linea con quello che fa, perché purtroppo diciamo le cose, e quindi non è libero, no? Cioè, alla fine della fiera, non riesce a tirar su un budget minimo per cui può fare le cose, quindi deve per forza fare, tra virgolette, dei compromessi e, mi ricongiungo a quello di scontentare.
Sì, però quello è anche il mestiere del direttore artistico. Fosse facile, no, è chiaro. Lo farebbe chiunque abbia un gusto musicale. Cioè, sai, ti aggiungo un'altra difficoltà: tu devi anche intercettare l'artista nel caso del traffico, che dura 3-4 giorni massimo. In quel periodo deve essere in tour, e deve essere in tour possibilmente non partendo dall'Australia perché ti costa troppo. Chiaro. Cioè, noi avremmo voluto fare il radio, avremmo voluto fare Neil Young, avremmo voluto fare un sacco di artisti che però erano fuori, innanzitutto, dalle possibilità economiche del festival, nel primo caso. Negli altri casi abbiamo sempre avuto questo filone canadese, che noi siamo tematici con Young, tutta una serie di artisti anche figurativi, eccetera, eccetera, non siamo mai riusciti a farlo perché non è mai coinciso il periodo. No, penso in Italia veramente il direttore artistico, cioè un conto, fai il direttore artistico del Download Festival, che c'ho 15 milioni di euro di budget, faccio i Metallica, l'unica data europea la fanno al Download Festival. Allora, come dici tu, sono buoni tutti, no? Cioè, sì, però in Italia è molto più complicato. Cioè, io non so se basta soltanto un nome. Guarda, io, no, vabbè. No, no, mi permetto, cioè, non sono io il direttore artistico del SIGET, però il SIGET da un po' di anni a questa parte ha adottato una linea totalmente diversa da quella che era la linea del passato. Perché chiaramente quando il SIGET è nato, vabbè, sono stati anche un po' fortunati perché le barriere all'estero erano cadute, quindi era molto più semplice fare il booking, perché comunque molti artisti volevano conquistare il mercato dell'est e ci si sono buttati anche a prezzi chiaramente parecchio ridotti. Poi ovviamente in questi ultimi 4 anni sono nati festival un po' ovunque, perché chiaramente l'indotto economico di un festival è importante per chi lo sa fare bene. E allora a quel punto il SIGET ha fatto una scelta: ok, basta con gli headliner da 1 milione di euro, che tanto non ci servono a questo punto, puntiamo sui servizi e sul concetto di festival. È chiaro che stiamo avendo un po' di problemi, cioè io non ho difficoltà a dirlo, perché chiaramente significa rimodulare anche la nostra comunicazione, non soltanto in Italia, in tutta Europa. Però quando tu, l'anno scorso è stato forse l'anno più brutto della mia vita da quando lavoro per il festival, perché chiaramente hanno cancellato il metal stage e in Italia purtroppo insomma una buona fetta di persone che partecipava al festival aveva dei gusti abbastanza di insomma rock metal eccetera, e ho dovuto per la prima volta, perché io ero abituato benissimo insomma, quando si parlava di SIGET erano tutti in ecstasy, bravi insomma, l'anno scorso invece ci siamo trovati con delle critiche durissime, ma dure, che a volte io non leggevo neanche più Facebook, mi faceva male. Però un giorno mi girarono e scrissi un post. Dice: ragazzi, è inutile che la state a menare con me. Cioè, questa ormai è una scelta artistica. Se vi piace bene, venite. Allora, dateci un altro anno di fiducia e poi vediamo. Se non vi piace più, pace, tornate a casa e parlerete male del SIGET dall'anno prossimo. L'anno scorso abbiamo fatto di nuovo 380.000 spettatori, abbiamo preso un pubblico totalmente diverso, Ora, forse, non devi lavorare con me, era impensabile poter portare, per quanto non mi piaccia, un artista come David Guetta al SIGET. Se l'avessi scritto l'anno scorso, probabilmente mi avrebbero aspettato giù al portone di casa. Per quelli del metal stage sicuro. Cioè. Eh sì. E invece quest'anno mi è piaciuto perché abbiamo scritto a un certo punto David Guetta, che ripeto, a me non piace assolutamente come genere, come artista. Ma la maggior parte delle persone hanno scritto: vabbè, tanto quel giorno c'è qualcos'altro. E lì, capito? Ah, io mi sono rilassato, ho detto, abbiamo dato una svolta, abbiamo spiegato che da noi non vedrete probabilmente mai più artisti come i Foo Fighters o artisti di quel genere, perché se i cachet sono di 1 milione di euro, sono 700.000 euro, 600.000 euro, non sono più sostenibili, a meno che non si voglia alzare spropositatamente il prezzo. Allora, per noi non è questa la linea, e al momento sta andando bene. Però, nel senso, forse non dico il festival, ma in generale il mondo si sta riposizionando dai grossi cachet per le band rock ai grossi cachet per i DJ. Cioè, probabilmente, ma ti faccio esempio, la stessa Live Nation, una divisione Live Nation che prima in Italia lavorava moltissimo sul metal, quest'inverno invece ha lavorato moltissimo su Cole Brenner, Guetta, tutti questi. Cioè, alla fine hanno detto: mi costano uguale, guadagno di più,
allora anche quello è il posizionamento probabilmente, no? Tendenzialmente l'elettronica costa un po' meno rispetto però la problema è che dei costi, tranne quando gli spettacoli sono molto ricchi dal punto di vista visual, cioè vai col Brenner, c'hanno degli spettacoli visual che costano. Sì, però obiettivamente la produzione. Sì, sì, chiaro. Non è anche vero che una domanda così che diceva di prima riguardo alle reazioni, sempre molto accese. Cioè, il pubblico della musica non è mai un pubblico laico. Cioè, la musica è una religione, sappiamo benissimo che per le religioni si combattono le guerre. Quindi aspettiamoci sempre, nel momento in cui noi abbiamo, siamo beneficiari dell'immedesimazione di un ragazzo per la linea di un festival o per una canzone, per una musica, per un'attitudine, è una relazione comunque. Cioè non è mai passivo lo spettatore, è uno che deve farti capire come la pensa ed è uno che si sente anche tradito se tu non sei capace a spiegare le motivazioni della tua scelta. Infatti poi dicevi, raccontando quello che succede, cioè raccontare comunque già il primo passo utile per riuscire a rendere meno brusco. Però sinceramente non si può pensare a una relazione con la musica al netto di questo tipo di medesimazione totale. È sempre un rapporto molto energivoro quello fra lo spettatore appassionato e quello che tu proponi. La chiave secondo me è l'onestà, nel senso che se infatti noi purtroppo devo ammetterlo, il Siget l'anno scorso ha sbagliato un po' la comunicazione, perché probabilmente si è trovato, è venuto meno lo sponsor Vodafone, quindi chiaramente ci sono stati dei cambiamenti a metà, insomma, in corsa, quindi sono stati dei cambiamenti che sono dovuti fare. Però in questi casi la comunicazione è fondamentale, bisogna essere sinceri, cioè non bisogna secondo me aver timore, vergogna di ammettere anche qualcosa che, cioè non bisogna per forza dare l'impressione di essere al top, ci sono dei momenti in cui ragazzi, se ci avete sostenuto, oppure successe tempo fa, 2 anni fa o 3 anni fa a Punk & Pop in Belgio, Vergem che morirono, che dovettero annullare il festival, e io fui molto colpito da come le persone non richiesero il rimborso del ticket ed era, se non sbaglio, sold out, comunque ne abbiamo venduti tantissimi, e quella è stata la dimostrazione che la gente veramente apprezzava il festival e quindi lo ha supportato nel momento di difficoltà, e il momento di difficoltà è anche, può essere un momento economico, congiunturale di difficoltà, quindi se tu non vuoi perdere il tuo festival devi anche, come utente, devi anche supportarlo, e chiaramente i proprietari del festival, che sono i proprietari, devono essere bravi nella comunicazione. Però ritorniamo sempre alla mancanza di approccio culturale dell'Italia. Immagina di quello che è successo in Belgio, se fosse successo in Italia, io sono sicuro che non andrò. Ah, cioè, minimo Codacons, ti fanno. Cioè. Sì, sì. Vabbè, è chiaro che poi bisogna vedere un po' contestualizzare. Sì, però per esempio l'anno scorso Rock in Hydro, era Rock in Hydro che hanno annullato perché è iniziata a piovere, eccetera. Io ho perso un giorno a leggere i commenti dei ragazzi. Io ora va bene tutto, però c'era gente lì che diceva che secondo loro non doveva essere assolutamente annullato. Poi ora io mi metto dal punto di vista anche di chi l'ha organizzato, perché è che ha responsabilità civile e penale, e capisco, però quella è stata brutta come cosa. Antonio Lupez suona con una band emergente e anche un po' abbastanza ad essere un direttore emergente. Volevo parlare un rapporto tra un direttore artistico di un grande festival e la band emergente, cioè solitamente si parla sempre dei grandi nomi, però come si uniscono le due realtà che comunque sono fondamentali, che comunque sarà il futuro del. Ma per quanto riguarda il traffico, noi non abbiamo una sezione per band emergenti, abbiamo ospitato, su richiesta del Comune di Torino, in alcuni anni i vincitori del concorso, però in realtà non era nella vocazione del festival, non tanto quella, quanto invece preoccuparci della produzione culturale della città, quindi non tanto band emergenti che vincono un concorso e diciamo per presentarsi nel ruolo di Belle Speranze, ma noi l'altro anno abbiamo messo in apertura del concerto di XX i torinesi Fox Sound, una band di poco più che 18 anni che ha avviato già un proprio percorso, è già riuscita ad avere un album e a nostro avviso meritavano di giocarsela alla pari con degli headliner così conosciuti a livello internazionale, esattamente come poi Drink to Me
il gruppo di Cosmo, un cantante che adesso è uscito con un album italiano che è una delle cose più curiose dell'underground italiano di quest'anno, i Derrick To Me hanno aperto il concerto degli Orbital. Quindi ci siamo più preoccupati di far conoscere ai torinesi, cosa che Torino ha sempre la difficoltà a fare, le proprie risorse in materia di rigenerazione di proposta culturale e musicale. Questo sì, l'abbiamo sempre fatto. Però c'è una tua scelta artistica, non so, dalla classica telefonata, perché sai, le classiche telefonate, i bombardamenti, fai aprire a quello. No, no, zero. E quindi vedi, io sono la presente che il mega direttore artistico e la band emergente solitamente si incontrano tramite il contest. Cioè, se voi vedete un futuro in questo, c'è una scelta, come sta facendo tutti. Giustamente, ora lasciamo stare il contest e il click che è veramente, cioè, lì penso che si sta toccando in questi ultimi due anni. Ma non è arginabile. No, si sta toccando in questi ultimi due anni proprio il sfacente totale di una cultura, cioè, che più o meno lo stesso quest'anno era questa cosa dei click che dovevi stare lì. Beh, parlando di primo maggio, per esempio, io mi sono trovato come produttore artistico a lavorare con i Baresi Fabrica, perché li ho visti al concerto del primo maggio dello scorso anno, li ho visti in televisione dopo tutto un pomeriggio un po' speso all'insegna di gruppi che propongono sempre un po' la stessa attitudine del primo maggio, e improvvisamente questa band è completamente, cioè, aliena a tutto il contesto, che si presenta in un certo modo e riesce a farmi drizzare le orecchie. Come vado in aria, perché io suonavo con i Subsonica due anni fa, il primo maggio, mi si presentano, cioè sono incuriosito, chiedo, mi si presentano, loro erano lì perché avevano vinto un contest di Radio 2, per esempio, quindi queste cose sicuramente non sono assolutamente inutili. Il contest stesso è il meccanismo per il quale il gruppo comunque si sbatte, si prepara al meglio, dà una motivazione alle band per avviare un percorso, per arrivare ad un obiettivo, e che comunque è il presupposto numero uno perché la musica si rigeneri, che la musica si faccia, che si faccia anche con un certo livello di ambizione. Dopodiché non possiamo... In questo momento non esiste il pubblico così ben disposto nei confronti della musica, a prescindere, che parte e va a vedere un concerto di gruppi emergenti perché magari c'è qualche cosa che gli piace, ecco, non aspettiamoci questo. Non sono assolutamente contrario, non era una vocazione del Traffic, perché a Torino ci sono altre realtà che svolgono molto meglio quella funzione. Ritengo che Arezzo Web abbia fatto molto bene a puntare molto su questo aspetto del contest e del... per certi versi rivelare gruppi nuovi, metterli sotto i riflettori, ma soprattutto alla base dare la motivazione ai gruppi per continuare a suonare, per continuare a far meglio. Io credo molto invece nella funzione forse rigeneratrice del contest. Nel mio piccolo, noi siamo 4 anni che facciamo un contest dove di fatto gli artisti grandi e big si fanno sfruttare per dare visibilità agli artisti esordienti. Questa secondo me è la valenza positiva del contest, no? Probabilmente se non c'erano i Subsonica, se non c'erano i Negrita, nessuno avrebbe mai parlato dei Follow the Mad o di Batte la Pesca, adesso non mi ricordo, e questo invece ha consentito loro di avere una grossa visibilità. Tra l'altro abbiamo visto, come dicevo prima, che bene o male gli artisti che hanno vinto i nostri contest comunque vanno avanti. Serpenti, Follow the Meta, Key for the Drum Machine, gruppi che comunque con le difficoltà che ci sono oggi riescono ad andare avanti. È chiaro, secondo me la valenza di un contest è insita nella trasparenza del contest stesso. Questo, guarda, io l'altro anno noi abbiamo utilizzato YouTube come piattaforma e ho visto che il sistema YouTube è abbastanza corretto e trasparente, cioè non si presta a essere in qualche modo agevolato. Quest'anno, perché l'ho trovato migliore, stiamo usando Dailymotion come piattaforma e anche quella sinceramente mi sembra che funzioni, cioè non sono piattaforme dove funziona voto 1000 volte, non lo puoi fare,
cioè sostanzialmente da un indirizzo IP tu puoi votare una volta sola, quindi a meno che c'hai 100 computer, ma lì torniamo, allora vi ricordate a Sanremo la gente che mandava 500 sms, cioè è chiaro, non ritengo che esista un sistema blindato. Noi dal mio punto di vista cerchiamo di essere trasparenti, quello che diceva lui, ci farebbe molto comodo lottizzare, no? I contest, perché magari, che ne so, lo sponsor della situazione dice perché non un vincitore, gli date, vi do io il vincitore, vi do i soldi, no, cioè, non ce l'hanno proposto ma non l'abbiamo fatto, ci farebbe veramente comodo, però verrebbe secondo me a fine tutta la logica del contest, il motivo per cui l'altro anno hanno partecipato 2000 band, cioè non chiediamo soldi, non vogliamo niente, chiediamo quantomeno la professionalità, e anche questo, l'approccio alla professionalità, cioè devi essere in grado di farti un video da solo, cioè lavora, sbattiti, ecco, questo è fondamentale, cioè e motiva la tua fanbase per votarti, cioè è chiaro che poi io sono molto trasparente, fa gioco anche a me, perché se la fanbase parla di votare il proprio gruppo, ovviamente parla del mio contest, parla del mio festival, quindi il mio interesse. Però vuoi vedere anche la parte artistica, cioè ci sono... Sì, chiaro, ma per fatti vedi anche... Non anche... si deve solamente la quella votazione. No. Ti faccio vedere perché adesso c'è, sono dei gruppi come Big Charlie, Jack Jasetti, che stanno hanno fatto la selezione per tornetto di sul festival, l'hanno scelto in primo, poi hanno fatto il live. Adesso praticamente da tutta Italia hanno selezionato questi tre gruppi, di cui sono amici Big Charlie e Jack Jasetti, che meritano tantissimo. Uno andrà ad aprire a San Siro e all'Olimpio in Gramaro. Come va? Come si sceglie? Si vota online. Come si vota? Puoi votare 10 volte al giorno. Cioè tu sei live a 10 volte e clic. No, ma poi al netto dei. Cioè poi è chiaro che se tu dai le stesse possibilità a tutti, tutti hanno gli stessi strumenti, quindi puoi raggiungere anche un miliardo di voti. No, ma devi sempre rapportare. Ma come lo puoi fare tu? A parte che io sono contrario ai voti online, perché sono chiaramente. Lo fai per generare traffico sul tuo sito, sul tuo Facebook, eccetera. Quindi è chiaro, quindi non è che ci stiamo a raccontare, certo, che lo fai online per altri motivi. Però a quel punto devi cercare, noi abbiamo avuto, noi organizziamo il Sigazza Sound Fest dal 2004 e abbiamo sperimentato veramente tanti modi di selezionare le band, anche quello della votazione online. Allora un anno l'abbiamo fatto, votazione online rigidissima, cioè dovevi fare tante cose, e chiaramente abbiamo avuto tante critiche perché dice ragazzi, cioè, sembra di essere sorvegliati dalla CIA, e poi a quel punto abbiamo fatto la scelta successiva di renderlo totalmente libero, quante volte vuoi votare, vota. Però comunque alla fine quello è stato il momento buio del nostro contest. Quest'anno invece abbiamo deciso di organizzare il contest, perché poi c'è un altro problema. Se lo fai live il contest, rischi che non venga molta gente. Allora per il brand, come può essere il SIGA, è controproducente. Perché chiaramente se non viene gente ad ascoltare la musica, perché è musica emergente magari, perché è controproducente. Allora io ho fatto una proposta ad alcuni club in Italia. Sono 5, abbiamo fatto 5 date. Io ho detto, voi fate la vostra serata, cioè organizzatevi la vostra serata come la fareste normalmente nella vostra programmazione. Noi, se volete, vi mettiamo un contenuto in più. Quindi vi portiamo le band che noi selezioniamo, si esibiscono live prima del vostro headliner. Ed è una formula che, devo dire, ha dato veramente tante soddisfazioni. Era anche alto, però Giuseppe, io ho ascoltato, a voi il criterio di scelta. Perché ho detto discutendo con gli altri soci, basta, allora assumiamoci le nostre responsabilità. Si scrivono 1000 gruppi, noi li ascoltiamo tutti, facciamo una scelta e se qualcuno si deve incazzare, si incazzi con me. Cioè lo dica apertamente, io voglio una persona che sia responsabile della scelta che ha fatto. Quindi se tu mi dici che hai scelto male, ok, è stata una mia scelta. Ho scelto male, ma è stata una mia scelta. Invece è brutto quando si dava la possibilità alle band di dire sì, ma quello ha vinto perché ha avuto più voti o perché è amico di quello o di quell'altro. Allora io a questo punto gli ho messo la faccia e ho detto se vi dovete incazzare fatelo con me. Ti sei incazzato? No, allora, e questo è stato il risultato bellissimo, che abbiamo ascoltato circa 1000 band, abbiamo selezionato 25 band in pratica, prima che si sono esibite Roma, Milano, Treviso, Bari, di nuovo Milano nella parte estiva. Io non ho guardato neanche le città di provenienza,
cioè nei dati non guardavo niente, abbiamo fatto una selezione, mi dispiaceva solo a volte che magari delle band venivano a Milano ma non erano di Milano, però se uno si iscrive al contest di Milano se ne assume, diciamo, l'onere. Diversi dati che abitavano a Milano. Poi alla fine abbiamo avuto 5 band vincitrici e io posso dire con moderata certezza che sono 5 ottime band. E la cosa più bella è stata a Roma, quando le altre band, una volta eletta una di queste, sono venute e ci hanno detto: avete fatto bene a scegliere loro. Quella è stata l'apice della, perché insomma sempre abituati chiaramente a competizioni chiaramente tra band, e quindi quest'anno ha funzionato veramente molto bene. Vedremo, insomma, se farà, qualcuno di loro farà successo. No, è stato molto tranquillo quest'anno, devo dire. Cioè, aprendo tutto, dicendo prendetevela con me se dovete prendervela con qualcuno, di fatto abbiamo azzerato le proteste. Perché avresti dovuto dirmi: tu sei un ladro. E allora, prima di dirmelo, però, me lo devi dimostrare. E quindi così, insomma, abbiamo... Hai tweet la differenza di queste cose, comunque cioè, vai a votare un video per vedere, sì. Cioè quantomeno c'è un contenuto, ma in realtà di votare sono pensato 10 volte, cioè io ti giuro, sono, cioè, secondo me è assurdo, no, in realtà 10 volte sono pensato di votare al giorno no, per un mese, cioè mi chiamo, ma mi voti, certo, tu sei pensato 10 volte, cioè io devo pensare 100 volte, no? Allora, sai che significa questo? Che se tu hai un sito dove implementi il concorso, nelle visite, quando tu ti vai a vendere uno sponsor, certo, quelli sono centinaia di migliaia, certo, di visite, e quindi quello è il valore commerciale che tu hai. Noi dal nostro punto di vista abbiamo fatto proprio esterno al nostro sito, proprio dei remotion, quindi noi non prendiamo soldi, visualizzazione, niente. E poi abbiamo fatto un'ipotesi mista, dove la metà dei finalisti vengono scelti attraverso coloro che hanno il maggior numero di voti, quindi dalla loro fanbase. L'altra metà... Che cosa è la visualizzazione? No, i voti. Che l'altra metà viene scelta da una giuria, quindi viene fatto da una giuria tecnica, quindi viene fatto anche quel lavoro che noi guardiamo tutti. Certo. Cioè, sì, perché magari c'è il fenomeno, perché io mi sto vedendo, sono dei fenomeni, che magari non hanno una fanbase, non c'hanno nessuno, perché devono essere segati? E questo ci consente pure un altro meccanismo. Perché ci è capitato che magari sono artisti che hanno un miliardo di parenti, riescono ad arrivare in finale, ma sono vergognosi. Noi non ci possiamo permettere di far suonare in America un artista che ovviamente non c'ha, e noi la scelta finale la farà tra tutti i finalisti una giuria, in modo che io in questo modo, tra virgolette, noi ci pariamo se arriva quello, cioè, impresentabile. Questo secondo me, e non per niente, ripeto, la qualità e il livello medio, questo penso sia comune a tutti, comunque il livello medio degli esordienti è sempre molto più alto, cioè non c'è proprio più spazio per gli scarzoni, insomma. No, è vero, è molto alto, io mi ha fatto bene, i video fatti bene, cioè, ed è bello. Alla fine il musicista, come diciamo prima, esordiente, oggi più che mai deve essere imprenditore di se stesso alla fine, no? Cioè, oh, poi io ho visto noi qui all'ex Father, allo Spazio Live, abbiamo fatto varie selezioni, abbiamo fatto Alex Wave, Marte Live, e sono dato che i giurati delle selezioni stanno sempre dando più spazio ai gruppi più giovani, cioè nel senso che quando si è più o meno sullo stesso livello, cioè loro preferiscono dare questa possibilità a una band che ha 16, 17, 18, 21 anni, e non a queste band che hanno 33 anni. Guarda, ma noi proprio loro, però, cioè, portiamo una band che si può giocare una carta, che... Pensa, noi quest'anno abbiamo ristretto, il meccanismo è lo stesso, non usiamo maglie particolari, abbiamo ristretto solo una maglia sul tema, l'età, 18-30. Oh, ci hanno bombardato, ci hanno bombardato di critiche. Sì, ah no, sì, sa, troppo basso. Io ritengo, con tutto rispetto, che se c'hai 35 anni e se fa ancora i contest, cioè cambia lavoro. Infatti non è quello. Però, ma credimi, io, guarda, me ne conservo, ci avrò 50.000 di gente, mi ha detto, perché l'altro anno, ho detto no, perché secondo me era sbagliato, cioè io ho fatto un errore, per me non deve essere, l'altro anno l'avevamo fatto fino a 32, l'abbiamo ristretto 2 anni, ma 2 anni tagli una marea di band. Poi dipende dal festival, dipende da dove vuoi portare a suonare. Ma no, ma sei un gruppo esordiente, cioè sì, è un po', no? Dipende, c'è un festival che hanno un
impronte chiaramente con delle sonorità un po' più, diciamo, d'avanguardia, giovani, eccetera. Poi magari c'è il festival del cantautorato, dove magari un cinquantenne può dire tranquillamente. Ha scoperto in ritardo di averne per la voce. Stride un po' col concetto di esordiente. Sì, assolutamente, no? Assolutamente. Però in Italia alla fine, cioè, molti emergono a tra i 33 e 38 anni. È una madosca. Questo, beh sì, è vero per quanto riguarda il tempo che devi aspettare per riuscire ad avere. Però sta succedendo qualcosa di interessante negli ultimi anni. Io assisto proprio alla, devo dire, piuttosto meravigliato all'esibizione di band di 18 anni, 17, 18, 19 anni che suonano con una compattezza, un'intensità già a livello internazionale. E devo dire che è una cosa che non ho visto mai succedere in Italia in modo così sistematico. Dopodiché apprezzo moltissimo il discorso che fa Francesco sul fatto di chiedere anche un video che presuppone anche il fatto che tu, indipendentemente dal tuo talento, perché poi il talento è più diffuso di quanto non si immagini, e poi l'amministrazione di questo talento che crea il resto, e anche l'impegno, anche la continuità. Cioè, una carriera musicale è fatta in minima parte dal talento, indispensabile, però in Italia, dove comunque si deve assolutamente tornare al do it yourself, è meglio già andare a vedere subito se il gruppo ha queste qualità e questa capacità e voglia di impegnarsi così, perché poi oltretutto, anche quando si ascoltano i demo delle band, quello che è giusto chiedere ai gruppi è: presentatevi quando potete già dimostrare di avere un circuito vostro, un giro di concerti, se avete già avuto la forza di creare un minimo di contagio anche solo fra una vostra rete, fra persone che comunque hanno dei gusti simili, perché quel tipo di slancio, quel tipo di forza dice moltissimo di quello che sarà il futuro di quella band. Viceversa, ascoltare della musica che può essere prodotta a casa da piattaforme sempre più virtuali, da garage band, eccetera eccetera, non dice molto di tutto questo. Quindi il fatto di elevare un po' la richiesta e cercare di svelare quale sarà anche la capacità imprenditoriale, nel senso molto naif, di una band, perché questa capacità la dovrà comunque mettere su strada per riuscire a crearsi un percorso, ritengo che sia in questo momento una scelta molto adeguata ai tempi. Cioè, che se l'hai poi a... E poi si dice sempre che i problemi nascono quando comincia a girare i soldi. Allora, quello è un altro step. Sì. Però adesso non girano più i soldi, quindi i problemi. No, abbiamo risolto. No, infatti l'esperienza a Treviso, ci fu una band che avevamo selezionato, che effettivamente in studio ha fatto un ottimo lavoro, secondo noi. Poi dal vivo era veramente tutt'altra cosa. E quindi chiaramente poi anche l'abitudine può eseguirsi su di, perché magari ci sono band che nascono in studio e tecnologicamente sono fortissime, poi ovviamente però sul palco anche l'emozione, perché poi bisogna imparare anche a controllare l'emozione, quella gioca brutta e scherza, cioè quando un cantante stona, perché molte volte è l'emozione, cioè non è che... Quindi appunto più live si fanno, secondo me, più... e quindi magari più contest live ci sono e meglio è, proprio per le band, come diceva anche Max, cioè bisogna foraggiare le esibizioni, quello è l'unico strumento per creare un circuito musicale. E qui potremmo aprire un'ulteriore finestra, anche sui media di questi giorni sta circolando, ogni tanto in termini ciclici riesce fuori il discorso sulla nuova legge della musica, no? Sul fatto di levare completamente tutti i vincoli burocratici per dare l'opportunità a tutti i nuovi artisti di potersi esibire tranquillamente, cioè il discorso si ha e certo. Tanto, cioè, non devo costituire una società per capire se sono capace a stare sul palco, certo. Cioè, non ha senso questa cosa, non ha assolutamente senso. Ed è l'unico paese, cioè, alimentiamo un sistema che di fatto viene sovvenzionato dagli emergenti, perché qualsiasi cosa deve aprire agibilità a pratiche, sia, cioè, anche un locale non mi dà spazio perché è una rottura di scatole, cioè, alla fine della fiera. È un costo. Un costo incredibile. Anche solo riempire carte, no? Cioè... Vabbè, uno che vuole organizzare un concertino deve spendere di base 100 euro di stupidaggine. Di base, cioè non deve neanche iniziato il concerto. Quindi è chiaro che poi... No. Poi c'è anche un discorso che magari ti chiamano per aprire l'artista X e ti dico: guarda, però sai, non
c'è budget, sono 200 euro, e tu già presi, infatti già pensano 200 euro per la prima, però ora ci abbiamo la posta di tutto. Andiamo 5, sono 250 euro, cioè vado, certo. Vado meno 50 euro, perché la civiltà di base sono 41 certo. Però, cioè, però dico, ora ci abbiamo la posta di tutto. Quindi ti ci devo dare i soldi sopra? Eh sì, vai meno 50 euro, ovviamente. Cioè, è un po'... Allora, questo però veramente a livello strutturale è un cambiamento che deve avvenire, appunto, che la forza delle persone, cioè, ha bisogno di un governo lungimirante, cioè, l'arte e la cultura non crescono per caso in una nazione, cioè, però sai, non va aiutato, cioè, e qui non è neanche, lo dicevo prima, più non discorso, va ostacolato, questo, partiamo non da è, non è non neanche va anche oltre le ideologie politiche. Quando un ministro di destra o sinistra che sia, nello specifico di destra, Tremonti, dice che con la cultura non si mangia, cioè tu sei folle. È un messaggio forte, ma quello è dato scientemente. Cioè, quando il governo attuale, quando il governo attuale sta pensando di eliminare l'IVA agevolata sul prodotto musicale in edicola, tu sei folle, perché ammazzi definitivamente l'unico sbocco rimasto per il supporto fisico, no? Cioè, lo vogliono passare dal 4% al 21%, che poi diventa 22%. E quindi l'hai completamente ammazzato, perché da qualche parte dobbiamo recuperare, non lo fa su quello, cioè, questo è secondo me, e vedi, non è neanche più sinistra o destra, è proprio un discorso culturale, sì, vabbè, la musica o la cultura è qualcosa in più, cioè. Ah, è una questione di avere consenso quando si dicono delle cose, perché si sa che vanno a toccare la maggior parte delle persone, ma quindi... il problema del consenso è legato anche, lo sai, secondo me il politico, il ragionamento che fa, quanto vale il comparto musica? Adesso dico una stupidaggine, 200 milioni di euro? Beh, sai che ti dico, solo Microsoft ne fattura 400, quindi io do più retta a Microsoft che... Sì, sì, cioè, alla fine fanno i conti della spesa. Non si rendono conto che oltre i 200 milioni c'è il consenso, c'è l'appagamento culturale, l'appagamento sociale, c'è il fatto che tu tieni pure impegnata, tra virgolette, gente che sennò starebbe... il pubblico, no? Cioè, gli trovi un contenitore, sennò la gente poi... Non guadagni, non monetizzabile. E sul fatto di mangiare sulla cultura, a parte il paradosso è che è sempre più evidente che dirigenti e amministratori ci abbiano proprio mangiato, ci hanno mangiato, cioè, alle spalle di chi comunque e non lo avessero fatto e non avessero appoggiato i loro denari abbondanti su poltrone che magari potevano essere semplicemente riservati a tutti quei cognomi che in questo momento stanno nelle fondazioni artistiche di mezzo mondo, perché tu come vai dal MoMA, Galleria Londinese, Musei d'Arte Contemporanea, statisticamente comunque nel 70% dei casi c'è sempre un italiano nella gestione della cultura, quindi darebbe da un lato da dire noi queste cose non le sappiamo fare, perché un principale museo francese fattura più di tutta la somma del fatturato dei musei italiani, e dice ma allora com'è possibile, non siamo capaci, e invece non è vero, perché questa è una cosa che ci riesce molto bene, a patto che non sia subappaltata dalla politica, con i meccanismi che conosciamo benissimo. Da un lato, dall'altro, sempre per quanto riguarda mangiare con la cultura, in questo momento le aziende, le uniche aziende in attivo in Italia che riescono a mantenere posti di lavoro e quant'altro sono aziende export. Ma quando tu ti presenti, soprattutto verso i nuovi mercati, che sono anche mercati affamati di cultura, si orientano verso l'Occidente e cominciano dalla Cina, cominciano a malapena a capire la differenza tra un italiano, un inglese, un francese e un americano. Infatti è anche una bella opportunità andare a suonare in Cina, perché tu non sei figlio del pregiudizio per cui esiste il rock di serie A anglo-americano e il rock di serie B che è tutto il resto, no? Te la giochi alla pari. Allora, quando tu vendi un prodotto italiano incomincia a vendere anche una suggestione che è fatta di molte cose, che è fatta di storia, di cultura, che non è solo il Rinascimento, non sono solo i pittori e i poeti, perché nella cultura italiana, nel cinema, nel design, nella musica si sono fatte cose anche fino a pochissimo tempo fa. Ecco, tu vendi un pacchetto suggestivo. In generale, quando l'Italia ha saputo mettere ad allineare la capacità produttiva e l'utilizzo della suggestione creativa, ha dato vita alle sue stagioni migliori. Mi vengono in mente l'Olivetti, la ricerca in campo estetico, in campo di sociale e dal punto di vista produttivo, forse rappresenta un momento felice di quello che è stato il Made in Italy. Un film di Sorrentino
dà molto di più, regala molto di più a Made in Italy che non un'intera stagione di film di cassette che non supereranno mai la frontiera, per dire. Però fare un film di Sorrentino costa nel senso che non necessariamente poi nelle sale d'Italia viene ripagato, quindi ci vuole un investimento. Però questo investimento veramente solo un politico mediocre, comunque, e ritorniamo all'assenza proprio di clima culturale in Italia, può non vedere quanto invece sia fondamentale per rendere ancora più esclusivo il prodotto export rispetto agli altri, è così impregnato di una risorsa che è la cultura che in Italia c'è sempre stata e tra l'altro dimostra di continuare a essere sempre viva nonostante le difficoltà. Domanda in chiusura? Però volevo aggiungere una cosa, andiamo a seccare a questo, che in Italia non si è avviato il processo quando si doveva avviare, secondo me. Però poi si sono, per seguire all'estero, si sono sviluppate delle aziende che producono cultura, arte e festival, che da sole ora condizionano le scelte politiche. A Budapest lo volevano chiudere il festival, perché è entrato un nuovo sindaco e ha iniziato a creare problemi perché noi, cioè il SIGET paga l'affitto, forse è l'unico festival in Europa che paga per portare soldi all'interno della città. Però aveva accumulato sì un indotto così forte dal punto di vista economico che alla fine sono riusciti a trovare una soluzione. E la cosa bella è che nel momento in cui il comune di Budapest voleva mandar via, insomma, in maniera propaganda facevano, non l'avrebbero mai fatto, tanti paesi intorno dicevano: non vi preoccupate, venite da noi, vi accogliamo a braccia aperte. E lì significa che se hai avuto una scelta imprenditoriale e hai, diciamo, fortificato la tua azienda, hai creato indotto economico, hai fatto godere la cittadinanza dell'indotto economico che tu hai generato, la classe politica deve fare veramente i conti. Qua purtroppo non ci siamo riusciti e paghiamo ancora questa debolezza, diciamo, della storia, anche perché andiamo tutti un po' in ordine sparso, c'è da dire. Cioè, non si fa sistema, è vero. Questa è una cosa che diciamo, penso, ormai da decenni, però obiettivamente non si fa sistema, secondo me. Io finito. Domande del suo lavoro. Va bene? Sì, sì. Ok, un applauso virtuale. Mettetelo almeno. Non la vedo. Oh, no, sai che lo vedo. Oh. Sì, bello.